Vieni, te li mostro, te li faccio vedere perché so che c'è molto scetticismo intorno a queste mie dichiarazioni. E sono qua, questo è l'autoritratto. Simone Lecca c'è la firma ed è, insomma, è innegabile. Anzi, chiedo proprio una perizia calligrafica a chi di dovere per dimostrare alla fondazione che si tratta di un originale. E qua c'è il volto, e qua il racconto diventa interessante, che lui stesso a un certo punto ha distrutto proprio perché in preda a uno dei suoi tormenti creativi. In qualche modo cercava di raccontare la sua mutazione personale e umorale. Aveva questo tormento incredibile di attimo in attimo e, non riuscendo a raccontare se stesso, poi faceva delle cose come distruggere il suo autoritratto. Per me è un capolavoro assoluto, molto poetico e molto politico, anche nella sua indeterminatezza. Insomma, siamo molto oltre il non finito di Michelangelo. Quindi io potrei anche mostrare questa cosa e fare presente alla Fondazione Lecca quanto sia vero il fatto che Simone Lecca sia passato per Napoli e quella sua produzione, quel suo passaggio sia stato reale.